Benissimo, allora noi ci godiamo questo grande successo con i giganti. Ormai ama me e se verrai, le parlerò carezzandola, certo verrà. Bravissimi, è veramente una grande emozione risentirvi. Ragazzi, ma voi siete fortissimi. Voi siete fortissimi. Senti, io ricordo, vorrei ricordare una cosa. Voi avete inciso una canzone dei Beatles, è vero? Sì. A Taste of Honey. Sì. No? Sì, il paese è il paese festa. Il paese festa. Sì. E lo sapevo. Anche voi, lo so, mi ricordo. Sì, proprio all'inizio. Voi siete stati una musa ispiratrice per noi, perché eravamo lì, non avevamo neanche il nome Ricchi e Poveri, eppure avevamo preso voi come esempio, perché nei gruppi italiani eravate sicuramente un gruppo capostipite, insomma, da imitare. Allora noi, che non avevamo ancora una identità molto formata, abbiamo preso uno dei vostri pezzi e avevamo anche noi il cantante Franco, ti ricordi? Poi ai bassi un po' come i tuoi, e poi avevamo le voci alte, e avevamo fatto anche noi Testa Fani, e una volta che ci eravamo incontrati in un albergo l'abbiamo cantato insieme, me lo ricordo benissimo. Ecco, è vero, è un bellissimo ricordo. C'era una grossa differenza però fra noi e voi, cioè? Non avevamo le due bonazze che avevano i Ricchi e Poveri. È carino per dare un consiglio a questi giovani che nel corso della puntata avete ammirato, avete visto appunto esibirsi. Ma un consiglio, vediamo un attimo, il consiglio è innanzitutto cercare di creare delle cose molto personali, cercate di imitare poco e di essere molto creativi, questo è il consiglio, che perché il mondo è pieno di gente che imita bene, ma poca gente che invece dà del suo. Questo è l'augurio che vi faccio io. Grazie. È nel cuore e la famiglia è calore, poi una donna c'è per completare questo nostro amore. Il guadagno maggiore veniva proprio dalle serate, perché discograficamente ricordo che noi percepivamo il 4% dei tratti di jukebox, gli omaggi e tutto quello che volevano detrarre quei tempi, per cui alla fine non ci restava un granché da dividere in quattro, mentre invece la serata si incassava, però erano anche tante le spese, non c'erano a quei tempi i service, quelle ditte che noleggiano tutti gli impianti e pensano poi tutto loro, per cui dovevamo comprarci gli impianti di amplificazione, gli impianti luci, i mezzi per il trasporto del materiale, dei tecnici, mezzi per il nostro trasporto, per cui era anche molto molto dispendioso. In tema di passato però abbiamo un percorso, ci siamo fatti una sorta di percorso, sì, che dobbiamo in qualche modo rispettare, ed è anche un piacere. Andiamo nel nostro passato prossimo, 1966, un gruppo di giovanissimi irrompe sulla scena festivaliera, sono i Giganti e lanciano il loro personalissimo tema. Conclude Enrico Maria Papis. Credo nell'amor, in ciò che sente il nostro cuore. So di non sbagliare se dico che l'amicizia lo può dar. L'arte è nel cuore e la famiglia è calor. Poi una donna c'è per completare questo nostro amor. Viva, viva l'amor, è bell'amore che si canta. Viva, viva l'amor, è bell'amore che si canta. Questo non era il festival, evidentemente. Enrico Maria Papes, che dalle immagini dell'epoca sembrava il figlio illegittimo di Sergio Endrigo, visto così da lontano, una voce molto particolare, delle tematiche altrettanto particolari. Si è parlato molto di Sanremo di ieri e di oggi.
che cos'è stato meglio? Tanto scusa, mi faceva morire qual amol, mi mangiavo tutte le R, non ho capito bene perché. Dicevo, no, riguardo Sanremo, io trovo che si stia facendo, a me Sanremo non è dispiaciuto. Sanremo continua a pensare che sia la più grossa, l'unica vetrina importante che abbiamo in Italia per la musica leggera, per quella che è definita la musica leggera. Lui è importante che ci sia, è importante che ci siano i giovani, è vero il discorso che erano giovani ma non sconosciuti, erano quasi tutti conosciuti. Anzi, secondo me sono mancati i giovani sconosciuti. Io non vorrei fare costi, però l'anno dopo di Tema, 67, i giganti andarono a Sanremo con Proposta, si classificarono terzi e Proposta è quella famosa che dice mettete dei fiori nei vostri cannoni, che andrebbe bene pure adesso, insomma. No? È usato tuttora nelle manifestazioni. Quindi le tematiche sociali in qualche modo già... Sì, funzionavano. Diciamo che purtroppo è attuale tuttora, ecco. Dicevo, no, poi si parlava di anno sabbatico per Sanremo, sinceramente non lo capisco, nel senso che è una volta all'anno, dura dai 3 ai 5 giorni, dipende da quanto si può durare, è una vetrina importante soprattutto per i giovani, ma perché bisogna fare, io direi fra l'anno scorso, facciamo un anno sabbatico per il calcio, che tutti i giorni abbiamo partito, allora a volte vedere... abbiamo 3-4 Enrico, in un giorno. Bisogna vedere cosa muove più soldi, se il calcio o la musica. Ma visto che parliamo di Rai, che è una cosa pubblica, credo che non vada, finché stiamo dietro l'auditel e tutte queste cose qua, è chiaro che non si fanno le cose che è giusto chiaro. Fare. Allora, email, Alessandra Canale. Devo dire una cosa, sono d'accordo invece con Dario. Sì. Cioè, la musica rispecchia il costume. Il momento, non possiamo pensare che oggi si scrivano le canzoni che scrivevamo 40 anni fa, perché siamo cambiati. Certo, cioè, mi sembra sciocco voler pretendere che oggi si faccia le canzoni 40 anni fa. Vabbè, siamo cambiati dentro. Ma io non ho detto questo. Però le canzoni... No, stavi dicendo, lo legavi al costume, mi sembra il discorso. No, io non ho detto questo, ho detto che certamente devono rispettare il momento. Però credo che nascano soprattutto come spunto industriale e non come spunto di ispirazione. Ma vogliamo fare una domanda. Per voi che volete restare soli ad amare, io sarò dolcissimo, perché il suo amore è un miracolo. Miracolo, miracolo. Quindi qui da me lei verrà. Da me, da me. Perché solo a me la darà. No, mi amerà. Mai ne dirò. Sergio, che fa sempre il serio, che fa sempre il ragazzo per bene. Non mi riconosce nessuno, mi chiamo Sergio, ma mi conoscono come Enrico Maria, per cui decidiamo. Ma un nome d'arte oppure? No, no, tutto vero, Sergio primo nome, Enrico Maria secondo e Pappas è cognome. Bene, prima di fondare i giganti nel 1961, eri con i califfi di Clem Sacco, giusto? Sì, siamo partiti con il califfo di Cresarco nel 61, i giganti sono nati nel 64. Okay. Abbiamo fatto il 61 dei giganti, poi nel 63 eravamo con Guidone, gli amici del clan Celentano, e c'era già anche l'amico Checco, e anche uno il chitarrista dei giganti, nel 64 sono nati i giganti. Ma non è vero, lo devi dire davanti a tutta Italia che ti sta ascoltando, che suonavate a torso nudo, con i calzoncini leopardati, cito testualmente, e tiravate le uova crude sul pubblico. È vero, il demenziale si pensa che sia roba di questi anni. Bene, è vero che dovevate fare il primo western all'italiana? È vero, adesso non ricordo, forse che ecco si ricorda meglio, dovevamo fare un film che sarebbe stato il primo western all'italiana probabilmente. Ti ricordi o ti ricordi? No, io ti dico quello che mi ricordo, dopodiché tu vai avanti a ruota libera. Lancia l'input, Ci hanno pagato, ci hanno dato l'anticipo, ce ne siamo spesi e non l'abbiamo fatto. Questo me lo ricordo. Dunque, la produzione era seria perché avevano fatto un film a ciascuno il suo. Ah. Eccolo, quindi con Ferzetti, Gian Maria Volontè, ecco, un film che ebbe anche molto successo tra l'altro in quel periodo. Il produttore, cioè quello che tirava fuori i soldi, era un piastrellaio di Sassuolo che aveva questa fabbrica, eccetera. Solo che no, avevamo imparato ad andare a cavallo, ci eravamo tinti i capelli, io rossi con i baffi rossi, Sergino biondo platinato, dai, proprio, quindi perché i personaggi richiedevano queste cose qua.
ed è vero, ci hanno dato l'acconto e poi dopo il produttore è stato ciullato in qualche maniera, è fallita proprio la produzione, è finito in film. Noi ci siamo fatti questi 15 giorni a Roma imparando ad andare a cavallo, spesati di tutto, eccetera, ci siamo tutto sommato divertiti. Peccato, scusa Sergio se vado avanti, perché è stato, sarebbe stato il primo. Si ride, si trema perché è un thriller, si canta perché è un musical. Se stasera siamo qui, scritto da Claudio Natili e Carlo Giustini, per la regia di Lino Procacci, coreografie di Lilia Retrosi e le musiche dei nostri indimenticabili anni 60 e 70. I protagonisti di Se stasera siamo qui sono finalmente qua, Mattina in famiglia, quindi un applauso a Vilma Goic, Marino Chiena, i giganti, Dino, Adriana Russo e Valentino Fanelli. Se stasera siamo qui. Se non lo sai. Bravi. Benvenuti, bravi, benvenuti in famiglia. Che piacere avervi qui. Allora, uno per uno, sentiamo bene i vostri ruoli e che tipo di canzoni cantate. Certo, le canzoni anni 60-70, ma quali in particolare? Allora, il mio ruolo è Vilma Goic, così certo, come quello di tutti, che conosciamo e bene. Canto le mie canzoni e non solo, perché canto e anche... E Marina anche canta Marina Occhiena, però quella Marina Occhiena di quando faceva parte dei Ricchi e Poveri negli anni 70, naturalmente le nostre bellissime canzoni, e non solo, perché insieme ai giganti faccio una canzone bellissima, facciamo questa splendida canzone di Albano, che è una sorpresa. Sì. Non sentiamo io invece io cosa faccio? Io faccio Dino. Tu sorprendi però, i giganti come Vilma, come Marina, interpreto me stesso, cioè Dino, e faccio le mie canzoni. Non so come e noi in questa comedia musicale interpretiamo i giganti, vero? Sì, anch'io, sì, giuro. È diverso da noi. Cambio un attimino, siamo giganti e cantiamo cose del tipo credo nell'amore, in ciò che sente il nostro cuore, so di non sbagliare se dico che l'amicizia lo può dare. E tu pure anche
mettete di più nei vostri cannoni, perché non vogliamo mai nel cielo le malate, ma note musicali che formino gli accordi per una ballata di pace. Se stasera sono qui è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me. Finirà, me l'hai detto tu. Mi sembra che c'ero anch'io. Un po' spostato in qua, ma c'ero. Approfitterei anche per dire che mi spiace che non c'è Checco, Checco, perché è in convalescenza, però abbiamo fatto salutiamo un nuovo acquisto qua con Daniele. Salutiamo Checco, sì. Ancora categoria gruppi, un gruppo storico. Al festival del 1967 arrivarono terzi, ma ottennero un gigantesco successo degno del loro nome. Pensate a una canzone del 1977 di? 67. Sì, 67. Di Albula Martelli, proposta. Del 1967, ma è estremamente, purtroppo, ancora attuale. Ma una canzone bellissima. I Giganti! Tu, come ti chiami? Sei molto giovane. Qual è la tua proposta? Benciami la mela e fu l'operare la ore la chiesa per pochi danari, ma non c'ho in tasca mai
cielo. Molecole malate, ma note musicali che fulmino gli accordi per una ballata di pace, di pace. Siamo dei fiori nei nostri candori, perché non vogliamo mai nel cielo. E speriamo che questa canzone, come tante altre di quei tempi che parlavano di queste brutte cose, beh, purtroppo un giorno finalmente si possono cantare solo perché sono delle belle canzoni. Da ricordare. Grazie, ragazzi. Ciao. Si va avanti. Daniela è qua che mi aspetta. Esatto. Anni qua. 70. La protesta coinvolge tutta la società italiana. Si protesta, pensate un po', anche in musica. E si comincia proprio dall'amore. Guardiamo insieme. Un'estate fa, per molte notti insieme a lei, ho creduto che forse è davvero gelosa di me. Sola la lasciai, ma poi in silenzio ritornai. Enrico Maria Papes, credo nell'amor, in ciò che sente il nostro cuor. So di non sbagliar, se dico che l'amicizia lo può dar. L'arte è nel cuor e la famiglia è calor. Poi una donna c'è per completare questo nostro amor. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Sì, e voi confermate. Il 68, voi ve ne siete accorti, cioè avete colto questo momento pieno di emotività, di sentimento, di passione soprattutto, oppure occupati dalla musica? No, ci ha influenzato sicuramente, forse non eravamo coscienti come avremmo dovuto essere, però eravamo anche giovani. Poi il momento, stavate vivendo il momento. Poi canzoni come Bomba Atomica, create nel 64, prima canzoni antinucleari italiane, cioè avevamo questa attenzione, ma non eravamo coscienti. Io sono contentissimo, devo dirlo, di aver conosciuto Capanna, perché tutti ci conosciamo. È ancora qua, Capanna. Sono veramente contento di averlo conosciuto. Anch'io, perché loro sono straordinari. Capanna, lei ha cantato le canzoni dei giganti. No, perché io sono stonato come una campana, ma le ho ammirate tantissimo. Come Palazzo Campana, le ho ammirate tantissimo, e tuttora. Va bene così, va bene così. A un certo punto però i giganti si sono divisi, per quale motivo? Mamma mia, che è in fondo? Ah, ecco, adesso si passa la parola. Mi sentivo un po' ghettizzato, Io infatti non ti trovavo più. Vieni qua, vai. Vengo lì un attimo. Dai, un attimo per rispondere a questa forse difficile domanda del perché i giganti a un certo punto hanno deciso di dividersi. Abbiamo deciso di dividerci perché esattamente nel 71, perché abbiamo fatto un album bellissimo che si intitolava Terra in Bocca e parlava di mafia. Mm-hmm. E fu regolarmente censurato. Beh, dalla RAI, ecco, per cui noi avevamo lavorato tantissimo per questo, 3 mesi in sala d'incisione, proprio vivendo, mangiando e dormendo lì, visti così censurati, abbiamo deciso che se non potevamo più dire quello che volevamo, avevamo voltato pagina. Possiamo fare delle proposte anche noi oggi? Io direi sì. La sì. Proposta possiamo riascoltarla. Vai. Insieme ad altre vostre canzoni. Vi lascio il palco. Ritorno. Chissà che ci ascoltino stavolta, visto che non ci hanno ascoltato. Noi non vi censuriamo, ecco. I giganti, e cominciamo bene estate. Facciamo come se fossero su una spiaggia, così proprio. Noi non abbiamo mai dimenticato il calore e la pace di una famiglia. Noi non abbiamo più nessun amore né una casa da difendere dai mali del mondo. Sei molto giovane, qual è la tua proposta?
cielo. Molecole malate, ma note musicali che formino gli accordi per una ballata di pace. Mettiamo dei fiori nei nostri cannoni, perché non vogliamo mai nel cielo. Vieni, vieni, che chiudiamo, vieni, vieni, vieni. Ha cantato con voi Mario Capanna. Anch'io, anch'io, cantavamo tutti. Volendo. È scaduto il nostro tempo. Riprendiamo il nostro percorso di 50 canzonissime, siamo alla posizione numero 45. E beh, è l'inno pacifista per eccellenza. Mettete dei fiori nei vostri cannoni. Con proposta I Giganti. Pensami gran vela, e tu lo operai, da ore la ghisa, per pochi danari, ma non c'ho in tasca mai la vena per poter fare un male con me. Mi piace vedere i fiori nei nostri cannoni, perché io non lo voglio nel cielo. Volento le malate, ma tutti musicali, che formino gli accordi per una ballata di pace, di pace. Mettiamo dei fiori nei nostri cannoni, perché non vogliamo mai nel cielo. 32, tornano di scena i Giganti, già protagonisti con proposta in qualche posizione indietro. Adesso volano alla numero 32 con un brano del 1965, insomma, per la prima volta parlava di una cosa un po' particolare, parlava di una ragazza, e fin qui niente di strano, ma una ragazza da dividere in due, e qui, insomma, era un pochino più un problema. Vabbè, dal 1965, posizione numero 32, i Giganti con una ragazza in due. Carezzandola, certo che il mio amor capirà, e poi solo a me amerà. Già pronti di nuovo i Giganti, Giganti, perché infatti sono protagonisti della posizione numero 20. Questa mi piace, perché avrei sempre voluto cantare questa canzone. Avrei sempre voluto sentire dire a un certo momento: continua il tema Carlo. Invece non è così. Con tema al numero 20, i Giganti. Viva, viva l'amore, l'amore che si canta. Giganti, tema! Fatemi un regalo, ragazzi, fatemi, dimmi soltanto, continua il tema Carlo, dai, continua il tema? Continua il tema Carlo. Grazie, è una soddisfazione, che soddisfazione, grazie ragazzi. Mentre il mondo era invaso dalla musica dei Beatles, nasceva in Italia un leggendario gruppo beat, i Giganti. Ci hanno regalato successi indimenticabili come Una ragazza in due, Fuori dal mondo, proposta, e la bellissima tema che comincia con amor, amor, amor. Adesso la faccio malissimo io, ma non poteva non essere nel nostro programma con un inizio di brano in questo modo. E con queste parole, appunto, non potevano mancare d'amore, e quindi sono qui adesso con noi i Giganti! Malate, ma note musicali che formino gli accordi per una ballata di pace. Mettiamo dei fiori nei nostri cannoni, perché non vogliamo mai nel cielo.
vicolo. Quindi qui da me lei verrà, perché solo me amerà. Che questa sera abbiamo fra noi a Festa in Piazza i giganti! A Festa in Piazza i giganti, un gruppo che ha fatto storia. Buonasera! Che onore! Benvenuto Enrico Maria Papi. Prima di tutti, è un letto. Prima di chi? Di tutti gli altri gruppi italiani. Informato, sì, anche perché prepara, ho letto un'altra cosa interessantissima che è difficile da raggiungere, che per 19 settimane siete stati in classifica, nella classifica italiana, che è un successo, negli anni nel 66. Col primo pezzo. Quindi il primo pezzo. Il primo pezzo che è quello che andiamo a sentire facile. Adesso. Che è quello che sentiamo adesso. Quale sarebbe? Tema è il tema di sempre, l'amore chiaramente. Ah, è questo che fa bello il nostro programma, perché si parla d'amore. Ciò che sente il nostro cuore, di non sbagliare, se dico che l'amicizia lo può dare, l'arte è nel cuore e la famiglia è... non questa forse che faremo adesso, non questa ma altre. Sì, la censura si è tartassato abbastanza, via. Questo ha, come dire, proposto una serie di problemi e difficoltà, a un certo punto anche difficilmente superabili. Difficilmente superabile, perché ad esempio un brano come Io il Presidente a Cantagiro del 67, che piacque moltissimo, ma fu censurato, non passò mai in radio, mai in televisione, e chiaramente le vendite furono quello che furono. So che ancora oggi è cantata in mi moltissime... Viene il torcicollo. Poi sarete in due. Ecco, allora, è cantata in tantissime manifestazioni che parlano di pace, quindi cosa si prova a essere un po'... Siete dei fiori dei vostri cannoni, no? Da una parte ci dispiace perché occorre ancora dover dire pace. Però è vero, ancora oggi le grosse manifestazioni... Cioè, sono i cartelli, con mettete i fiori nei vostri cannoni. Ma ragazzi, forza allora, che quando la musica diventa musica firmata dai giganti, resta nella storia, appunto, va a finire. Quando volete, si spera allora con questo brano possiamo invitarli qui, potete ballare con noi, anzi questo pezzo dovete ballarlo con noi, ok? Vai. E allora forza, grazie a Francesco, Enrico, Alessandro e chiaramente a Enrico Maria Papes, fondatore e leader dei giganti, una ragazza in due. Grazie, giganti. Parlerò carezzandola, certo che il mio amor capirà, e poi mi dirà che ci sta. Ma
legato al mondo del beat, che nasceva dal rock, che comunque rimane dentro il pop. Signori, eseguiremo non so quanti anni di distanza una canzone che si chiama Proposta e che è dedicata all'articolo 11 della nostra Costituzione, il quale dice che si rifiuta la guerra, non dice non è simpatica la guerra, dice la rifiuta. Signori, i giganti. Enrico Maria Pappes, uno. Salve, tanti e belli. Pensavo più. Tu, come ti chiami? Sei molto giovane, qual è la tua proposta? Ma chiami Brambella e Fulu Guerrari, lavori la chiesa per pochi denari, e non ho in tasca mai la lira per poter fare un ballo con lei. Mi piace il lavoro, ma non sono contento, non è per i soldi che io mi lamento, ma per questa gioia. Mettete dei fiori nei vostri cannoni, perché non vogliamo mai nel cielo molecole malate, ma note musicali che formino gli accordi per una ballata di pace, pace, di pace. Mettete dei fiori che dormino gli accordi per una ballata di pace, di pace. Mettiamo dei fiori nei nostri cannoni, perché non vogliamo mai nel cielo volendo le malate, ma non le musicali che dormino gli accordi per una ballata di pace. Dietro una doppia orchestra, cioè? Sono due gruppi, sono i Tête de Bois, sì. Che è uscito adesso il disco Avanti Pop, dove dentro il disco c'è una canzone che è eseguita con Enrico Maria Pappes e i Giganti, ma e sono tutti di dietro. E come messaggio di pace, leggero, leggero, facciamo quel pezzo che forse molti di voi conosceranno, altri conosceranno. I Tête de Bois, i Giganti e Paolo Rossi. Come ti chiami? Sei molto giovane. Qual è la tua proposta? Cominciami Brambilla, volo operari, lavoro e la chiesa per pochi denari, e non ho in tasca mai i soldi per poter fare un ballo con lei. Il lavoro mi piace, ma non sono contento, non è per i soldi che io mi lamento, e questa gioventù ci avrei giurato che mi avrebbe dato di più. Mettete dei fiori nei vostri cannoni, perché non vogliamo mai nel cielo molecole malate, ma note musicali che formino gli accordi per una ballata di pace. Malate, ma note musicali che formino gli accordi per una ballata di pace, di pace. Mettiamo dei fiori nei nostri cannoni, perché non vogliamo mai nel cielo molecole malate, ma note musicali che formino gli accordi per una ballata di pace. Di pace, di pace, dan, dan.
Grazie. E Paolo Rossi, grazie a tutti, ci vediamo domani sera, grazie, grazie molto, a domani sera, bravi, grazie a Paolino Rossi. Da Catanzaro, vorrei riascoltare una canzone di tanto tempo fa, erano gli anni 60, ma mai come oggi il tema è attuale, si intitolava Proposta. E il ritornello diceva, mettete dei fiori nei vostri cannoni. Non vi sembra che bisognerebbe ricominciare a cantarla con tutta la nostra voce? Assolutamente sì. Il messaggio è attualissimo, ma anche la canzone, però, perché dagli anni 60 non si è mai smesso di cantarla. Come tutte le canzoni che questo gruppo ha portato al successo, si continuano a cantare intorno ai fuochi, nei bivac, nei pullman, o dovunque ci sia associazione di persone, prima o poi si cantano le loro canzoni. Avete già capito di chi parliamo? Ascoltiamoli, poi li andremo a salutare proprio con Proposta, i Giganti! Pesciame brambila, e fulu per ari, lauri la chiesa, per pochi danarie, non c'ho in tasca mai, la lira per poter fare palla fuori dei nostri cannoni, perché non vogliamo mai nascere. Con le malate, ma note musicali che formino gli accordi per una ballata di pace, di pace, di pace. Dan, dan, dan. Io mi stavo guardando. Allora, diciamo subito le cose come stanno. Sì. Dei Giganti degli anni 60 è rimasto solo te. Sono rimasto solo io. Ecco. Però ci sono dei figli in quanto. Sì, 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 ma intanto. C'è il tuo intanto. Sì, c'è. C'è Ale Papa che è canta un po' come te, avete un po' la stessa. Sì, sì, quando stesso stesso quando fu censurata. Diciamo. Però fu censurata dicendo che era canzone esagitata. Non ha avuto il coraggio di dire che il titolo canzone esagitata. Poi lì si andò alla grande. C'era una commissione in Rai che giudicava le canzoni, si chiamava proprio commissione giudicatrice d'ascolto, era fatta da dei vecchie carampane che giudicavano dischi che non conosceva, e i Beatles, anche se siete in buona compagnia, vennero bocciati per eccesso di fragorosità, dalla commissione Rai, quindi pensate che ci vedete. Giancarlo, ma te lo ricordavi che loro nel 67, questa canzone, una proposta, a parte il testo molto importante che abbiamo sentito, l'avete cantata, siete stati i primi in assoluto a Sanremo a cantare a cappella, cioè solo voci. Ah, sì, senza... anche fu un'incoscienza assoluta, perché abbiamo fatto chiaramente il disco. Poi non l'abbiamo più provata questa parte, che era a cappella, era proprio l'introduzione, non era semplice. L'abbiamo provata sotto il palco di Sanremo, 5 minuti prima di esibirsi, quando ancora era il Casinò. Al teatrino del Casinò, pensate. Poi tante altre canzoni, Tema, una marea di canzoni che sono ancora nella memoria di tutti. Però siccome quella proprio su cui intigniamo è quella là... Dacci una speranza che per la prossima gita in pullman la possiamo cantare tutti, anche noi, e fateci riascoltare questa canzone che tante polemiche, ma soprattutto tanto successo ha avuto. Una ragazza in due. Ci salutiamo con quella, poi ci rivedremo tanto. E allora, dai Giganti, riascoltiamo questa canzone che è un mito della canzone italiana, Una ragazza in due, poi sull'acuto entro io. Va bene, sicuramente. A dopo. Ama me e se verrà le parlerò carezzandola, certo che il mio amor capirà e poi mi dirà che ci sta. Yeah.
grazie amici, grazie. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Porto a testimoniare il maestro Balatrelli. Ti abbiamo sentito, ti abbiamo sentito. Tanto ho il weekend per riprendermi, guarda, avvocato. Che fai, non saluti? Una ragazza in due è dedicato a te. Una ragazza, in due. Che ne avanza pure, insomma. No, in due e ci resta pure per uno più piccolo. Allora, grazie Enrico, ci avete dato veramente una gioia. La voce è andata ormai. Non parlerò più, ma sono contento di avere cantato con i Giganti, un mito, la musica leggera italiana. Grazie ragazzi, speriamo di rivederci presto. Allora, vado, intanto mi avvio. Buonasera pubblico! Buonasera, musica, spettacolo e ballo sono gli ingredienti di Dammi 5 e bentornati in questa puntata ricca di eventi! Un pubblico caloroso e forte. A te buon lavoro. E raggiungo il centro. Ciao. Era il 1964 quando si formarono. Un complesso beat, uno dei primi a entrare nelle classifiche italiane. Questa sera sono con noi i Giganti! Papes! Ehi, saluti! Ciao Papes, come stai? Ciao ragazzi, ciao, benvenuti! Amici. Ciao, ciao, ciao! Ciao! Saluto tutti prima Papes. Mi sembra giusto, eccolo qua. Adesso il nostro maestro lascerà il posto, presentiamo a Francesco Romagna alle tastiere, poi abbiamo Enrico Santa Caterina alla chitarra, un cognome più facile, no? E poi Helly alle percussioni, che facciamo accomodare alla subito. Alla batteria per stavolta, vai! Eccolo qua. Papes, cosa mi dici dei Giganti? Prima di tutto una curiosità, ma spiegami perché vi chiamate i Giganti? Guarda questi due. Sì, vabbè, insomma, effettivamente lei è leggermente ingombrante per altezza. Eravamo un po' megalomani. Un po' megalomani? Ma come megalomani? Perché eravamo sicuri di sfondare, di far successo, per cui il nome più indicato era i Giganti. Quindi già da subito, insomma. Già da subito, anche da prima. Perfetto, quindi un nome un po' scaramantico. Sì, iniziamo a ripercorrere un po' quelli che sono stati i vostri successi. Questa sera voi resterete con noi tutta la serata, quindi il nostro pubblico potrà gustarvi tutta la sera. Con che cosa iniziamo? Direi di iniziare con una canzone che penso che all'inizio fu censurata. Come mai? Perché aveva un titolo che era, non dava un suono. non se la ricordo, una ragazza in due. Ormai ama me e se verrà le parlerò carezzandola, certo che il mio amor capirà. E poi mi dirà chi ci sta. Mai le dirò che voglio bene, la tratterò male e mi amerà. Mi sembra giusto. Da buon percussionista, tu dici. Ex batterista. Senti Papes, dal 64 al 72 la vostra formazione rimane insieme, tantissimi successi, tante top ten, e poi cosa accade? Nel 72 diciamo che loro pochi sanno, perché fu un lavoro che fu super censurato dalla RAI, facemmo questo ultimo nostro LP. Sì? Parlava di mafia, è stato uno dei primi lavori di Progressi. Un argomento un po' forte, quindi la RAI vi ha tagliato. Non se ne parla oggi, figurati in quegli anni. Assolutamente. Per cui insomma ci siamo sciolti, visto che non potevamo parlare, ci siamo sciolti. Vi siete sciolti, vi ritrovate nel 98? Nel 98 io, Checco, l'altro collega della formazione storica, il tastierista. Fino ad arrivare poi qui questa sera. Per scherzo, proprio invitati da Paolo Rossi nella trasmissione e poi ci siamo trovati. Scusami, una piccola curiosità, ma in questi anni tu dove sei stato? Cioè no, non per farmi gli affari tuoi questa sera. Tu perché sei così curiosa? Perché io sono curiosa perché posso, io sono la conduttrice, mi hanno detto che posso. Papes, simpaticissimo dei Giganti, che ci regala il suo autografo. Volentieri. Allora. Una parola.
L'amore vero non esiste, la 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 la, solo nei sogni che ha passato una triste gioventù. È un sentimento che ora è vicino con la tua mano, la 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 la, cade una stella ed è lontana un'eternità. Viva, viva l'amore, e per l'amore, amore. Conclude il tema Enrico Maria Papes. Credo nell'amore, in ciò che sente il nostro cuore. So di non sbagliare se dico che l'amicizia lo può dare. L'arte è nel cuore e la famiglia è calore. Una donna c'è per completare questo nostro amore. Viva, viva l'amore, e per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore, e per l'amore. Peggio di Irene, peggio di Irene. Raccontiamo un attimo questa esperienza al Festival di Sanremo nel 1967. Che cosa ti ricordi? Che cos'è più vivo? Quale ricordo ti porti nel cuore? Intanto che erano anni di grandi cambiamenti, rivoluzione giovanile, figli di fiore, insomma, grandi momenti. Fu anche l'anno tragico di Luigi Tenco. È stato un anno... Noi presentavamo questa canzone, appunto, che tra l'altro conteneva questo messaggio, diceva metteteli fiore nei vostri cannoni. Non ce li ha messi in tutti questi anni, eh? No. Però assolutamente, continuiamo, però a sperare, via. La cosa meravigliosa è che questo messaggio vi accompagna, vi ha accompagnato nella vostra carriera, e questa sera siete qua a raccontare una storia che è veramente presente. Purtroppo sì. I giganti con Proposta, o forse meglio conosciuta con Mettete fiori nei vostri cannoni, ad Ami 5. Mettiamo dei fiori nei nostri cannoni, perché non vogliamo mai nel cielo. Molecole malate, ma note musicali che formino gli accordi per una ballata di pace. Di pace, di pace. Grazie. Ciao ragazzi. Grazie per essere stati qui con noi. If I was in LA, California dreaming, California dreaming on such a winter's day. Stop into church. Gli anni 60, non potevamo non parlare del 67, del 68. 40 anni fa, la contestazione giovanile, forse gli anni che veramente hanno cambiato il mondo. E in quest'ottica qual è la canzone che hai scelto del 67? Alla fine degli anni 60 il mondo, come sempre, ha bisogno di pace. In America la canta Bob Dylan, in Inghilterra i Beatles. Da noi un gruppo lancia un messaggio che profuma di serenità, ma è forte e deciso. Basta con la guerra, mettete dei fiori nei vostri cannoni. È una gran bella proposta. Con noi i giganti. Tu, come ti chiami? Sei molto giovane. Qual è la tua proposta? Speciale brambilà e fu luperari, lauri la ghisa per pochi danari. Non c'ho in tasca mai la lira per poter. Perché loro non vogliono nel cielo molecole malate, ma note musicali che formino gli accordi per una ballata di pace. Mettiamo dei fiori. 67, sono passati più di 40 anni, eppure l'umanità ancora non ha capito niente. Purtroppo è sempre attuale. E ci sono, è ancora, è sempre attuale. Ci sono canzoni come questa, come C'era un ragazzo, che sono dei messaggi che purtroppo sono ancora validissimi. Allora, come si dice un tempo, peace and love, pace davvero. E viva l'amore! Viva l'amore? Viva l'amore! Mi ricorda qualcosa? Viva, viva l'amore! Guarda, se ci dà il maestro Pinuccio è un bel solo. Perfetto. Antu trippo. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore,
per l'amore. Conclude il tema non Enrico Maria Papes ma Carlo Conti. Grazie, grazie ai giganti a questa straordinaria Ciao, proposta e tema anche tema. Ragazzi, forza! Eccoci! Buonasera amici! Ben arrivati ai migliori anni! Stasera una sfida da non perdere, la finale delle finali, anche se la nostra penultima puntata. In gara, capitanati da Roberto Giarrusso, gli anni 60! Dall'altra parte, capitanati dagli da Sofia Bruscoli, gli anni 70. 66, un gruppo che faceva sempre parlare di sé, perché era avanti con le proprie canzoni, anche con questa fece discutere molto, perché parlava di una ragazza in due, i giganti! Con lei io sarò dolcissimo, perché il suo amore è un miracolo, quindi qui da me lei verrà, perché solo me amerà. Dei giganti, come va ragazzi? Ben arrivati. Direi molto bene. Ho detto che eravate sempre avanti, sempre avanti. Sì, questa canzone fece molto parlare di sé. Come del resto una bellissima proposta che avevate lanciato nel 67. Esatto, Festival di Sanremo, sì. Come fa proposta? Come fa? Come fa proposta? Come fa? Così. Mettete dei fiori nei vostri cannoni, perché non vogliamo mai nel cielo. Molecole malate, ma note musicali che formino gli accordi per una ballata di pace, di pace, di pace. Dun, dun, dun. Yeah. E ancora non è stata ascoltata questa proposta di mettere i fiori nei cannoni. Purtroppo, basta, purtroppo, basta. Purtroppo. Pace. E poi c'era un bellissimo tema. Se lo dici, cominciava così, sì, è vero. Continua il tema. Come cominciava? Vai. Tema. Un giorno qualcuno ti chiederà: viva, viva l'amore, per l'amore che si cura. Viva, viva l'amore, per l'amore. Giganti e tanti altri grandi successi. Un grande abbraccio, grazie Pinuccio e a tutti i ragazzi. Grazie a voi. A giganti. Presto, ciao, a presto. Grazie. Ciao anche Checco, vai, ciao. Ma no, ma è inutile, no, è inutile. Fermi tutti. No, io stasera non sono qui come sono cantante. Sono arrivati i giganti. Vogliamo ascoltarli con un pezzo che al tempo, Cristiano, forse tu te lo ricorderai bene, beh, è un pezzo che ha fatto un po' di scandalo. Una ragazza in due. Bellissimo, certo. Bellissimo. Si canta, i giganti. Se verrà
le parlerò carezzandola. Certo che il mio amor capirà e poi mi dirà che ci sta. Mai le dirò, le dirò che muoio per lei, le dirò, le dirò, la tratterò male e mi amerà. Ormai ama me e se parlerò carezzandola, certo che il mio amor capirà e poi mi dirà che ci sta. Con lei io sarò dolcissimo perché il suo amore è un miracolo. Quindi qui da me lei verrà, perché solo me amerà. Mai le dirò, le dirò, che credo di lei, le dirò, la tratterò. Che figuraccia, che figuraccia. Ti sei fatto rubare la fidanzata da tuo figlio. Non ci sono più i figli di una volta, vedi? Da miseria, beh. Mi richiedo, ma questa ragazzi. Ragazza in due. Ragazzi, una ragazza al in tempo, due? Chi era? A chi era? Questa è una domanda da no. Piuttosto fu un attimo ostacolata, perché sai, quei tempi lì, parliamo del 66, una ragazza in due, titolo di una canzone, si prestava. Per cui inizio fu ostacolata. Poi invece nella realtà, nel video accade esattamente il contrario di quello che si dice nella canzone, e questo è una cosa divertente, carina. No. Fabrizio Frizzi! Una delle più lunghe trattative sulle rose della storia del cinema. Mai! Siamo Enrico Maria Papes, rimane qui con me, perché siamo arrivati al momento del verdetto. Un rappresentante dei Cugini di Campagna e un rappresentante dei Platter, Franci. Chissà se vincerà il video settecentesco dei Cugini di Campagna. Se verrà, le parlerò carezzandola, certo che il mio amor capirà, e poi solo me amerà.
Enrico Maria Papes. Ecco qua. Allora. Francesco Romagna. Esatto. Enrico Santa Cattarina. Il tuo santo protettore. E infatti, e tuo figlio Alli. Eccolo qua. C'è un altro grande vostro successo. Anzi tuo, perché l'origine nasce con te e con gli altri. Certo. A cosa alludi? Anni 60. Anni 60. Oltretutto, no, ricordiamo che abbiamo Sanremo fatto... Sanremo 1967. Quella famosa, è diventata una vera e propria bandiera. La famosa proposta, quella frase che mai ricordate, mettete i fiori nei vostri cannoni. Attualissima. Purtroppo attuale, che vuoi fare? Guardiamola. Dai. Guarda com'è. Ah. Era scritto in un cartello sulla schiena dei ragazzi. Senza conoscersi in città diverse, socialmente differenti, in giro per le strade della loro città, cantavano la loro proposta. Ora pare che ci sarà un'inchiesta. Tu, come ti chiami? Sei molto giovane. Cos'hai da dire con tua proposta? Ma chiami Brambilla e fu l'operare la ore e la ghisa per pochi denari. Uguali, ero uguale, uguale, preciso. Uguale proprio. Vero? Eccolo là, guarda. Uguale, eccoli col pizzetto. Tutto. Vai. Mecciame Brambilla e fu l'operare la uri la ghisa per pochi denari. E non ho in tasca mai la lira per poter fare un ballo con lei. Mi piace il lavoro ma non sono contento, non è per i soldi che io mi lamento, ma per questa gioventù ci avrei giurato che mi avrebbe dato di più. Mettete dei fiori nei vostri cannoni, perché non vogliamo mai. Enrico Maria Papes. Credo nell'amor, in ciò che sente il nostro cuore. La 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 la. So di non sbagliare, se dico che l'amicizia lo può dare. L'arte è nel cuore, e la famiglia è calore. La 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 la. Una donna c'è, per completare questo nostro amor. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore, è per l'amore. E voilà, voluto accennare un pezzettino. Viva l'amore, per l'amore che si canta. Vedi, sono anche romantici. No? Sì, certo. Lui ride. Non, tuo figlio non lo è, mi sa. Sì, sì, lo era. Ma che stavo pensando a te. No, che c'entro io? No, non mi mettete in mezzo che siete, no, in quattro, eh? È vero. Era solo una ragazza in due, qui siamo in quattro. Siamo, sì, non con possiamo dedicare. Oltretutto siamo felicissimi di aver fatto questa canzone, perché poi domani sera a Ciak si canta, sempre su Rai 1. Beh, c'è proprio il video condotto da Leonora Daniele, le faccio in bocca al lupo. Esatto. Leonora, in bocca al lupo per domani sera su Rai 1. Esatto. Allora, tu sei l'unico superstite dei giganti originali. Sì. Ti diverti più sono adesso? Sono in vita anche gli altri tre. No, beh, gli altri ce due, sciolti. Scusami. Sì, sì, sì. No, nel 72 però ci siamo sciolti. Nel 72 è passato tanto tempo. Tantissimo. Qui ti diverti più con loro a questo punto, osi immaginare perché è passato tanto tempo. Anche perché siamo stati fuori dalle scene per 27 anni, per cui ho ripreso da non molti anni. Scusa, in quei 27 anni cosa è successo? Di tutto e di più, insomma, ognuno ha fatto le sue storie, la sua vita. No, io voglio sapere la tua, degli altri, non ci la sono. La mia, ho fatto tante cose che ci vuole tempo per raccontarle. Intanto hai fatto un figlio. Intanto ho fatto due figli. Ah, due, l'altro cosa fa? L'altra fa la mamma. Ah, tu fai il nonno anche? Io faccio il nonno, ormai tra poco sarò anche bisnonno, forse. Oh, c'è la nipote di 19 anni, l'altra... correndo ti trascinerà, ma se cadi
Enrico Maria Papes, cosa sognavi da bambino? Cosa sognavo da bambino? Ah, sono semplicissimo, ho dei temi che lo testimoniano. Sognavo di fare il contadino, io sono nato e cresciuto a Milano, per cui io sognavo di andare a vivere in mezzo ai campi, di fare il contadino. Dicevo, vedete i bambini, lui voleva fare il contadino, è diventato un grande della musica italiana. È pazzesco, ma cos'è sta storia? Eravate voi? Sì, lì eravamo noi, ma io non ricordo nulla di sta cosa. Tutte quelle donne che suonavano, guarda, e ballavano, cantavano? Non mi ricordo neanche di loro, comunque simpatiche. Non comunque, è carino? Noi non ci stupiamo, noi comunque che non si facevamo. Perché Francesco? Perché è un po' smemorato, eh. È un po' smemorato. Sono per famoso cui figurati, per andando indietro memoria di 50 anni, 40 anni volevo dire che io sono sbagliato. Stai calmo, eh. Non ti ricordi cosa? No, ricordo sto fatto proprio, anche non capisco cosa facevamo, facciamo da giuria, cosa facevamo? Ma forse intanto le guardavate. Intanto la guardavamo. C'era un tuo collega, ballava. Buonasera a tutti! Me la ricordate la sigla? E sicuramente in classifica, anzi se non ricordo male è stato il primo gruppo, il primo complesso a entrare in Hit Parade. Oggi ci presento la canzone del 66, Una ragazza in due, i mitici Giganti! Ormai ama me e se verrà ne parlerò carezzandola, certo che il mio amore capirà e poi mi dirà che ci sta. Ben arrivati ragazzi. Oh, Carlo. Senti, mi devi togliere una curiosità. Sì, volentieri. Come mai questo 45 giri è uscito prima con una copertina e poi con un'altra? E tu direi, chi te l'ha detto? Ce l'ho, c'ero e l'avevo comprato, no? Questa è la prima, è vero? E poi vero. Dopo uscì questa versione. No, devo correggerti. Prima questa. Prima questa. Perché c'è quello che non c'entrava niente. Poi non c'entrava niente. Era una foto che non c'entrava niente. E poi hanno sbagliato. Poi hanno fatto questa. Che è allora, ho detto bene che siete stati forse il primo gruppo a entrare nella Hit Parade. Il primo gruppo a entrare in classifiche. Proprio nella Hit Parade. Sì, sì. Tanti successi, uno più bello dell'altro. Come non citare per un istante, continua il tema... tema, i giganti, prima un giorno qualcuno ti chiederà, ma voi tutti cosa pensate dell'amore? Amore. Conclude il tema Enrico Maria Papes. Credo nell'amore, in ciò che sente il nostro cuore, so di non sbagliare se dico che l'amicizia lo può dare. L'arte è nel cuore e la famiglia è calore. Poca donna c'è per completare questa nostra alma. Viva, viva! C'ero anche nel 71, se non ricordo male, quando avete fatto un disco che si chiamava Terra in Bocca, che fu censurato praticamente. Guarda, mi fai un regalo grandissimo parlare di questo. Perché siete stati sempre attenti a parlare delle cose che accadevano
con tema proposta, portandola a Sanremo. Io il presidente. E questa parlava del, questa parlava proprio della mafia. Questo è stato il primo, è un lavoro, un concept album che è uscito nel, appunto, nel 72, realizzato nel 71. Sabotato assolutamente, perché parlava però di, so di una c'è un storia libro che ne parla ora adesso. Due coraggiosi amici hanno stampato un libro su cui c'è anche il CD. Oh, per ho cui... citato proposta, era mettete dei fiori nei vostri cannoni, facciamola cantare allora, è meglio, va, un accenno, vai, un accenno, va così, dai, improvvisato, vai, così improvvisato. Mettiamo in brambilla e fulluperai, paori la ghisa per pochi danari, e non c'ho in tasca mai la lira per poter fare un ballo con lei. Mi piace il lavoro ma non sono contento, non è per i soldi che io mi lamento, ma questa gioventù ci ho ben giurato che mi avrebbe dato di più. Mettete dei fiori nei vostri cannoni, perché non vogliamo mai nel cielo molecole malate, ma note musicali che formino gli accordi per una ballata di pace. Di pace, di pace. E voilà, improvvisata, grazie Pinuccio. Con la speranza che qualcuno finalmente ci ascolti dia, questa vostra davvero, proposta. Davvero, davvero, davvero. Grazie ai giganti. Ciao amici, ciao a tutti voi. Mi resto da queste parti. Mi metto in mezzo ai giganti, questi veramente colossi, proprio giganti musicali. Proprio una canzone apripista per tanti gruppi che poi sono arrivati in quel periodo. Esatto, esatto. Che quei tempi in televisione, i complessi, come si chiamavano i tempi, non erano gran ben visti. Perché non erano ben visti in quel periodo? Capelloni. Facevano confusione, rivoluzionari. Poi invece uscivamo nel 66 con Tema, appunto, e lì aprimo le porte a tutti i nostri gruppi contemporanei. I gruppi che sono arrivati Pinuccio poi, ecco, della dimensione, del calibro di Camaleonti, Equipe 84. In ordine, Rox, Equipe 84, poi Camaleonti. Siete stati dei pionieri. Sì, invece sì. L'altra canzone che ascolteremo, proposta, è anche oggi proprio ancora uno slogan per le manifestazioni cortei di pace, mettete dei fiori nei vostri cannoni. Quindi avete portato sempre un messaggio sociale anche. Non ce li ha messi, però... Beh, speriamo, speriamo, ideologicamente. Aspettiamo. Allora, caro Massimo, mettiti le cuffie. Questa sera ridotti al 50%, ma comunque faremo per quattro. Tema. Un giorno qualcuno ti chiederà. Ma voi cosa pensate dell'amore? Amore, amore, amore. Credo nell'amore. Il ciò che sente il nostro cuore, so di non sbagliare se dico che l'amicizia lo può dare. L'arte è nel cuore e la famiglia è calore. Poi una donna c'è per completare questo nostro amore. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore. Noi presentiamo questa canzone. Mecciami brambila e fu l'operari, lauri la ghisa per pochi danari, e non c'ho in tasca mai la lira per poter fare un ballo con lei. Mi piace il lavoro ma non sono contento, non è per i soldi che io mi lamento, ma questa gioventù ci avrei giurato che mi avrebbe dato di più. Mettete dei fiori nei vostri cannoni, perché non vogliamo mai nel cielo. Dunque, dovete sapere che quando eravamo giovani, noi, ogni tanto lavoravamo insieme, col gruppo, così. E una volta i giganti hanno fatto un pezzo che era di quelli che hanno fatto Only You, The Platters, e Sixteen Tone, bon, ton, don, don. E facevano vibrare il palcoscenico, perché praticamente lui con la voce un pochino amplificata
tremava tutto, era, con la sua voce era potentissima, era un effetto strabiliante, meglio di tante altre versioni. Devo dire che mi è rimasta ancora nel cuore quella versione lì, di Sixteen Tones. Sei troppo gentile. No, poi avanti anche nel tempo, perché dei testi che sono attualissimi ancora oggi. Ma con no, dei loro erano messaggi. Un gruppo eccezionale, perché non avevano niente di beat come noi pensavamo dopo, il beat dopo. Loro erano veramente un gruppo vocale che si accompagnava con gli strumenti. Infatti, non a caso, con una chitarra loro riescono a fare le loro canzoni tranquillamente, con qua. La voce e con una chitarra sono a posto. In quattro può essere. In quattro era ancora meglio. Papa, però vorrei trovare, cioè, fai un esperimento una volta con i cugini di campagna per vedere cosa succede. Che potrebbe uscire fuori? Cosa che fuori? Però mettete dei fiori nei vostri cannoni, è un tema di un'attualità unica, anzi. Appunto. Proprio perché non ci sono solo cannoni. I giganti! C'era quasi andato vicino. Allora, un attimo, prima di presentare questa canzone, volevo dire due parole, intanto se la regia manda un attimo quella cosa. Chiaramente i giganti sono ricordati come le canzoni, quelle tema, proposta, una ragazza in due, la bomba atomica. La gran parte della gente non sa che nel 71 abbiamo realizzato invece un LP, è stato uno dei primi concept album italiani, uscito nel 72, che è praticamente però sconosciuto perché fu sabotato. Perché trattava, tutto il disco trattava di un fatto di cronaca che riguardava la mafia. A quei tempi probabilmente non se ne poteva parlare e fu assolutamente oscurato. Ok, è passata? No, un attimino, allora ok. No, volevo, no, lo dico mica per niente, lo dico perché due amici incoscienti hanno realizzato, hanno scritto un libro proprio su questo lavoro che si chiama Terra in Bocca. Del 71, uscito nel 72, hanno scritto questo libro in cui allegato c'è anche il CD, per cui è veramente un bel documento. Io spero che intanto la regia lo faccia passare, altrimenti iniziamo con la canzone. Iniziamo, lo vediamo dopo, ok. Va bene. Allora, visto che l'amico Pinuccio Virazzoli prima ha nominato un brano tipo Sixteen Tank, era un classico di quel gruppo fantastico che erano i Platters, glielo vogliamo dedicare, proprio così, fatto in due. Inizia così questo brano, attenzione. Ah, che bello! Vai! Some people say man is made out of man, a poor man is made out of muscle and blood. Muscle and blood, a skin and bone, and the mind is weak and the back is strong. You know, 16 times, oh, what do you ragazzi, get? Ragazzi, questo è un libro che non può mancare in casa vostra, perché c'è, intanto a questo disco parteciparono musicisti del tipo Vince Tempar, Aria Stavolazzi, Degli Area, Ella De Bandini, insomma, è stata partecipazione di grandi musicisti. Ed è una cosa che vi conviene, vi consiglio sinceramente di... Vai. È pagato per quello. Oh, siamo in due, dobbiamo fare per quattro. Ormai I'm a man e se verrà le parlerò carezzandola, certo che il mio amor capirà e poi mi dirà che ci sta. Giorno qualcuno ti chiederà. Ma tu cosa pensi dell'amore? Urca! Amore. Inizia il tema sempre Henry. Comincia lui, no? Comincia lui? Io credo nell'amore,
è più bella cosa al cuore, la 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 la, la. Non sbagliare. Ti dico che la notte bella da, non si capisce un tavolo, va bene l'amore, ed è la cosa più bella che c'è, la 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 la, entra nel nostro cuore tutta la vita per ricambiare. Bellissimo, ho rifirmato il testo, dobbiamo ridepositarlo. Grazie Nazzaro. Viva, viva l'amore, e per l'amore. Grandi, grandi, grazie, ragazzi, grazie. Con un coro così, grazie, veramente. Possiamo anche andare a, grazie a voi, ai migliori anni, quasi quasi. Scusa, è la dimostrazione che si può fare una televisione vera, bella, con i professionisti, che si può godere da casa, come penso noi qua, che siamo divertiti, una serata speciale, perché devo dire, voci straordinarie, come stasera, altre volte, ma stasera, scusate, hai un'emozione ragione. Continua, vi ringrazio tutti, hai perché ragione. Io sono emozionata. Posso dirti una cosa? Grazie. E posso, allora? Posso dirti una cosa? Tutto ciò che dici lo approvo pienamente, è tutta la serie che dici le cose che approvo pienamente. Grazie, per cui complimenti. È la scienziata, grazie, del gruppo, Daniela Del Moro. Grazie Daniela. I ricchi e poveri, grazie, ed introdurre, prego, 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 dopo state lì, introdurre i giganti. Giganti. Ma quanti sono i giganti? Beh, fermo. Qui immagino che questi sono tutti i protagonisti del video. Adesso facciamo una cosa, Emanuele. Sì. Ecco, tu che sei, che vivi molto all'estero, sì, tu non avrai mai visto, immagino, e conosciuto i giganti fisicamente. Li conosci i giganti? Questi no. Allora, in mezzo a questa gente ci sono tre giganti. Qui mi sembra di essere da un mio amico che svela le identità nascoste, Fabrizio. Allora, mandate la musica, mandate la musica. No, addirittura. Allora, come... dovresti aiutare Emanuele a scoprire tra questi chi sono i giganti, i tre. Ma veloce. Un gruppo, diciamo, sicuramente lui. È quello che ha l'aria un po' più anziano, Fabrizio, degli altri, dunque. Signor Enrico Maria Papes. E lei, uno dei giganti? Sì! Sì! Beh, l'abbiamo trovato uno e gli altri due, eccoli qua, lui, l'altro gigante Francesco e poi il figlio, Ale, il figlio di Enrico Maria. Viva, viva l'amore, per l'amore che si canta, viva, viva l'amore, per l'amore. Continua il tema, Alli. L'amore è una parola, l'amore vero non esiste, è solo nei sogni, chi ha passato una triste gioventù, è un sentimento che ora è vicino con la tua mano, cade una stella ed è lontana mille anni fa. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta, viva, viva l'amore, è per l'amore. Amore, 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 amore. Conclude il tema Enrico Maria Papes. Credo nell'amore, in ciò che sente il nostro cuore, la 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 la, di non sbagliare, se dico che l'amicizia lo può dare. L'arte è nel cuore e la famiglia è calore. La 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 la. Una donna c'è per completare questo nostro amore. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore, è per l'amore. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore. E bravi i giganti, grazie, voi accomodatevi e noi tappeto rosso, giudizio della giuria per il video dei giganti, votate, vai, forza, 7 7 6 9 8 6
13, 22, 30, 36 per il gigante, il piccolo gigante Gabriel, che ha fatto una parte del video. Allora, Miriam. Il video più moderno che abbiamo visto stasera, popolato da personaggi surreali, mi è piaciuto. Bene, Massimo. Il video perfetto, girato, l'idea buona, il video meno però, scusa, il video non mi è piaciuto. L'idea buona, il video l'idea è buona. Più dei dato 8. Vabbè, dai, mischio, no? Poi c'era, c'era lui che canta. Stiamo per conoscere il vincitore della categoria gruppi. Abbiamo già dato lo stop al televoto. Emanuele è vicino a Ricchi e Poveri, sono vicino a Nico De Gabbiani, nel mezzo ci sono i giganti. Intanto vediamo la classifica parziale. Sono in testa i Ricchi e Poveri con 38 voti, secondi i giganti con 36 voti e Nico De Gabbiani con 28 voti e parole. Questa è la classifica. In questo luogo magnifico. Vediamo adesso, vediamo, aspettiamo. Bene, il risultato. Il video dei Ricchi e Poveri, Mamma Maria. Il video dei giganti, Tema, e fra parole il video di Nico De Gabbiani va a fare compagnia a Don Bacchi che è già in finale, il video di Enrico Poveri. Una canzone che è entrata nella storia, un autentico mito, sia la canzone che il gruppo, con Tema, i giganti. Inizia il tema, Alli. Penso che l'amor sia la più bella cosa che Dio felicità, ma ciò che credo è poi verità. Tema Enrico Maria Papes. Credo nell'amore, in ciò che sente il nostro cuore, di non sbagliare se dico che l'amicizia lo può dare. L'arte è nel cuore e la famiglia è calore. Una donna c'è per completare questo nostro amore. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si continuare, mettete dei fiori nei vostri cannoni, oppure Una ragazza in due e tanti altri successi. Enrico Maria Pape, storia della musica italiana. Sai che io avrei un nonché se noi vuoi. Che, vai. Noi che ci riguarda, che pur di fare musica andavamo al Monte di Pietà a impegnare gli oggetti che le nostre fidanzate ci davano per comprare gli strumenti e per fare le serate. E per fare le serate. E noi che grazie a quei momenti siamo ancora qui a fare musica. Ma questo lo conosci? No, è più che altro un nome strano. Come si chiama di cognome lui? Lui si chiama Papes. Allora deve essere tuo figlio. Bravi, bravi. Grazie ai giganti. A proposito di noi che. Aspetta che ne leggo qualcuno, vai. My fingers feel breezy, they're easy on the keys. They're light and they're grooving together. The moving best for Stormy. Con a capo Enrico Maria Papes, i giganti. Ah! Bienvenido, bienvenido a Mille Voci. Che hai tanti. Mi tocca dire, prima che iniziamo, mi tocca dire Odeon Management. Assolutamente Odeon, sì. Management. Siamo in mano sua quest'anno. Esatto. L'Odeon. I giganti, quante trasmissioni avete fatto in vita vostra? Un tot, diciamo, via. Di tutto di più. Però questo è un bello studio, Mille Voci. Bello, bello studio, i giovani. Degli artisti, bravi agli artisti, spazio giovani. Bene, quindi reduci di qualche tournée particolare? No, questa inverno no, è stato abbastanza tranquillo, inverno ma no, adesso, inizia la stagione andando, per cui cominceremo a girare alla grande, come al solito. Come al solito. Cosa ti fate ascoltare, Enrico, oggi? Guarda, diciamo, allora, la canzone che ci ha portato alla grande popolarità, disco per l'estate del 1966. Tema? Ha studiato. Fa sempre i temi, è bravissimo. Quando la classe non è acqua, queste cose rimangono scolpite nella mente, nel cuore. Pezzo straordinario. Okay. Posso annunciarlo? Guarda. Sì, ma poi dovevano fare anche il secondo, tutto attaccato. Prima il tema e poi il secondo brano? Sì. Ah, subito così? Lo vuoi annunciare subito il secondo brano? Sì, annuncialo. Va bene, il secondo brano diciamo che contiene una frase che ancora oggi viene, purtroppo, usata nelle manifestazioni per la pace, perché tra le altre cose diceva:
mettete dei fiori nei vostri, cannoni. Ma il brano si chiamava Proposta e viene dal Sanremo del 1967. Dove eri quell'anno tu? 67? A Donne stavo. Bravo! Tu stavi meglio di me allora. E allora i giganti, tema e proposta. I giganti! Tema. Un giorno qualcuno ti chiederà: ma voi cosa pensate dell'amore? Amore. Inizia anche il tema Alli. Penso che l'amore sia la più bella cosa che sia felicità, ma ciò che credo è poi verità. Vedo tutti che si danno da fare per trovare una donna che col pianto in gola poi li lascerà. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Amore. Conclude il tema Enrico Maria Papes. Credo nell'amore, di ciò che sente il nostro cuore. La, 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 la. Di non sbagliare. Se dico che l'amicizia non può dar, l'arte è nel cuore e la famiglia è calor. La, 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 la. Una donna c'è per completare questa nostra. E dovete darci una mano però, eh? Tu, come ti chiami? Sei molto giovane, qual è la tua proposta? Mi chiamo Brambilla. Fulu per ari, la ore la ghisa, per pochi danari, e non c'ho in tasca mai una lira per poter fare un ballo con te. Mettete dei fiori nei vostri cannoni, perché loro vogliono nel cielo, volei, volei malate, che compino gli apporti per una ballata di pace. Inizialmente fu censurata perché aveva un titolo strano, un po' così, si chiamava Una ragazza in due. Una ragazza in due, mai la dirò. Bravo, e pensa che adesso la cantano all'asilo. Ai tempi no, ma questa canzone è esagitata, esagitata, esagitata. Bella parliamo definizione del 66, critica musicale, assolutamente. Va bene. E poi quindi con questo pezzo avete fatto questo pezzo il giro del mondo. Il giro del mondo. In quanti giorni? Tanti. In quanti anni devi dire? I giganti in una ragazza in due. In due. Con lei io sarò dolcissimo, perché il suo amore è un miracolo. Quindi qui da me lei verrà, perché solo me amerà. Ancora presentato i miei amici, i miei colleghi, mi sembra una roba che gas. Voglio partire ora da qua. Francesco Romagna, tastiere e voce naturalmente. Vincenzo Manzi, eccolo qua, nuovo arrivato. Vincenzo. E poi questo personaggio qua che c'ha il nome strano, mi suona Alli Papes. Alli Papes. Ecco, era dovuto, sì, tu sorridi. No, era... Deve essere imparentato in qualche modo. Già. Allora, dateci una mano, grazie. Due, sì, meglio, esce meglio con due. Che bello. Sa, pip,
lo sai bene, smeida da me. E pur me smeida, un muscle and blood, muscle and blood, a skin and bone, and the mind is weak and the back is strong. You get 16 times, what do you get? Another day older and deeper and dead. Some Peter, don't you call me, cause I can go. I hold my soul to the company store. You know 16 times, what do you get? And not a real home, and deeper in debt. Some people don't you call me, cause I can go. I hold my soul. You saw me standing alone, without a dreamy moat, without a love of my own. Ooh, you knew just what I was there for. You heard me saying and pray for someone. Ma che bello essere qua, mille voci insieme a tanti amici. Che voci, gli strumenti musicali immensi. Hanno qua degli strumenti musicali vari, dalle trombe alle percussioni. Dobbiamo solo ringraziarvi. Bene, grazie. A presto, a presto. Bocca al lupo per la tournée. Benissimo, allora questo gruppo che sta per arrivare è stato veramente un mito. Io li ho adorati, mi hanno regalato emozioni grandissime e bellissime. So che loro però, quando si sono costituiti come gruppo, si sono dati un nome, sì, e hanno detto: noi non saremo mai completi fino a che Magalli non canterà per noi. E chi sono? I Giganti! Eccoli qua! Il quinto gigante, capito me? Ma adesso scherziamo, fanno cantare con un gruppo che si chiama Il Gigante. Tu luperare, paure la chiesa, pochi danari, non ho in tasca mai, via per poter fare un ballo con me. Mi piace il lavoro, ma non sono contento. Non è per i soldi che io mi lamento, ma questa gioventù ci avrei giurato che mi avrebbe dato di più. Mettete le fiori nei vostri cantoni, perché non vogliamo mai nascere. Amore. Apre il tema Enrico Maria Pape. È l'amore in ciò che sente il nostro cuore. L'amore c'è per completare questo nostro amore. Viva, viva amore, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore, è per l'amore. Amame, e se verrai,
Giancarlo. L'abbiamo fatta. Come quinto gigante. Ce l'abbiamo fatta. Grandioso, grandioso. Bella, bellissima. Grazie, grazie, amici. Grazie davvero. Ma grazie, che bello. Grazie. Ragazzi, la storia della musica italiana è qui. Vabbè, non esagerare, sono sera. Solo un dilettante. No, non parlare, ah, no. No, no, non ti illudere. Allora, ma venite di dirlo. Vai, vai, adesso vai avanti a cappella. Ci ha preso gusto. Che voglio per... tratterò male e mi amerà. Sì, ci vediamo dopo, assolutamente. È il turno adesso di uno dei gruppi che ha fatto la storia della musica italiana, la canzone di quelle immortali, quindi direi di lasciare spazio a questa canzone. Si intitola Una ragazza in due, la eseguono i Giganti. Ormai ama me e se verrà le parlerò carezzandola, certo che il mio amor capirà e poi mi dirà che ci sta. Perché il suo amore è un miracolo, quindi qui da me lei verrà, perché solo me amerà. Allora, perché? Funzionerebbe perfetto, Enrico tempo. Maria. È Enrico Maria Papes? Papes o Papè? Ma scusa, ma non mi hai fatto rispondere. No, no, non solo, cioè, non hai ancora risposto, Enrico. La voce che dell'originale era questa. Sono gli originali o no? Sì. Ci credo. Dolcissimo. No, perché? Perché no. Il suo amore è un miracolo. Brava, Lorella. No, tutti, scusate, io sono bloccata. Sono bloccata su questa poltrona. Complimenti. Allora. Sono 50 anni di questa canzone, vero? Sì, sì. 50 sì, anni, ma io sì. Penso davvero che ancora un applauso. Comunque, Lorella. Davvero posso? Brava, perché Mondonico ti ha imbrogliato quel nome. Allora, no, io per serietà, sì. No, perché bisogna dirlo, sì. Mi sono girata prima, sì. Però io già sapevo che avrei risposto che erano loro. Oh, okay. No, lo dico per serietà, perché cioè, ma li ha visti, però avrei detto che la canzone è italiana. Ciao, Lorena, grazie. Grazie. Ciao a tutti. Grazie mille. I Giganti, i Giganti. Sì. Adesso, cara Lorella, ci prepariamo ad accogliere, sì, uno dei simboli del rock italiano.